buongiorno a tutti, io sono Sean e state guardando Salt, il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Onore per me oggi essere in macchina con il presidente Antonio Esposito della mia squadra. Accanto a me c'è il mio presidente Antonio e stiamo lottando contro il tempo più che in gara alla guida per arrivare a Sant'Angelo a Cupolo 10 minuti prima della gara, quindi stiamo facendo una specie di riscaldamento in macchina. Quindi buona gara a tutti, ci vediamo tra una decina di chilometri. Ciao, più tardi! E poi dicono che ci sono le streghe a Benevento. E ci sono, sì, le streghe. Ci sono anche i maghi. Stanno pure i stregoni. Percorso di gara avvincente con 4 km di discesa, 1,5 km ondulato e
4 km circa di salita, e nei 4 km finali di salita la fatica muscolare della discesa si è sentita tutta quanta. Guai a chi non fa un po' di scarico domani. Premiazioni femminili: Anna Maria Damiano, decimo posto. Tania Jarelin in settima posizione. Roberta Colesanti, quarta. Nunzia Fusco in terza posizione. Il tempo è 44.06. Dina Caliro. Dina Caliro. 33. La società è Lions Valle Ufita. Rita Belperio. Rita Belperio. Rita Belperio vince con 42 minuti, quindi notevole distacco dalla seconda. Traiano Velo Club premiato per l'impegno nell'organizzazione della gara. Damiano, grazie ragazze. Angelo Capone, decimo all'arrivo. I primi 10. Mario Capuani, nono con 36.06. Ricordiamo che la gara è un po' più corta, circa 9 km e 600 metri. Piero Biagio Mignogna arriva ottavo oggi. Danilo Falco in quinta posizione, reduce anche lui dalla maratona dell'acquedotto Carolino. Giacomo in terza posizione. Podistica Valle Caolina, il vincitore della gara è Francesco Di Puoti. Dopo un lungo infortunio si riporta alla vittoria qui a Sant'Angelo a Cupolo. Categoria M70 combattutissima, terzo posto Vincenzo Esposito, secondo Ettore Beatrice e primo Vincenzino D'Ambrosio. Gerardo Tarantino, primo degli M80. Raffaele Colantuono, sempre primo di categoria. Io seguo sempre un po' di più le premiazioni di categoria degli atleti anziani. Questo non perché i giovani non meritino particolare attenzione, ma perché li ammiro per la loro resilienza e costanza nel correre. Ed è con quello spirito che vorrei arrivare alla loro età. Auguri ragazzi, ci vediamo domani a Cesinale. Santo di pace che rappresenta la patria. Saluto da Sant'Angelo a Cupolo, dal vin brûlé, dall'albero di Natale, dal fuoco e dal bellissimo panorama. Se vi è piaciuto il video, per piacere iscrivetevi al canale. Buon anno a tutti.